And I know perfectly that Professor Al-Sisi has a story, and it would be really interesting, Paola, and all the audience of tonight, to listen to this story and to this angle, Egyptian angle of viewing the statue at the entrance of the Collège de France. The floor is yours. Okay, thank you. Jean-François Champollion said, imagination fades and falls lifeless at the feet of the ancient Egyptian civilization. Frederick Auguste Bartholdi, he is the artist who did this statue, Champollion, standing, putting his foot above or over the head of one of our kings. Somebody say Thutmose the Third, others say Ramses the Second, but it is one of the kings, and that's all. The story. Why Bartholdi did that statue? The story starts since Khedewi Ismail Pasha. He was preparing to open this, the ceremony of the Suez Canal. He asked Bartholdi, the artist, to erect, build a statue 100 meters with an representing Egypt in the form of an Egyptian lady, the shape of a farmer, and holding a flame in her left hand. Because Ismail Pasha intended to declare independence in the ceremony of opening the Suez Canal. After a few years, Bartholdi did the statue and told the Ismail Pasha, "I'm ready." Ismail Pasha apologized, saying, "I'm sorry, no money." All of you know that in those days there was no money. So he became furious, Bartholdi, very angry, and he was more furious and angry when France presented the statue to the United States freely. So the work of 3 years, nothing. Anyway, in the Independence Day of the United States, the statue in New York, which you see is ours, supposed to be ours, but because no money, the statue there in New York, they asked, the Americans asked Bartholdi to change the flame from the left hand to the right hand, because the entrance of New York, instead of the entrance of Port Said, he could change it. And when they asked him to give the shape of a Roman lady instead of the shape of an Egyptian lady, he refused, Bartholdi. He said, "I can't." So, because of the anger of Bartholdi, he wanted to revenge from Ismail Pasha by this statue of shame. Jean-François Champollion standing, putting his foot above the head of one of our kings. It is unlogical that Champollion, who said, "Imagination fails and falls lifeless at the feet of ancient Egyptian civilization,"
would put his foot over the head of one of our kings. I am coming here for this message, and through our Academy of Arts, I'm asking all of you, I am asking all academies of arts all over the world to stand beside us, asking Collège de France, which put this statue in the entrance of the college for the students going all the year since, look, around 200 years now, seeing this, humiliating our history in the form of our one of our kings. So this is my appeal to you to stand beside us and ask Collège de France either to destroy this statue or at least to hide it, put it in one of these stores. Thank you. Sì, la storia è interessante effettivamente. La statua che vedete raffigura Champollion, che infatti schiaccia la testa di un re egiziano. Perché? Allora, François Bartholdi era uno scultore a cui di fatto fu chiesto da Ismail Bash di produrre questa una statua che sarebbe stata commemorativa dell'apertura del canale di Suez. Di fatto Ismail Bash aveva chiesto a Bartholdi una statua appunto alta 100 metri che raffigurasse una donna egiziana che portasse una fiamma nella mano sinistra, e Ismail Bash pensava di dichiarare l'indipendenza in occasione proprio dell'apertura del canale di Suez. Ora Bartholdi a un certo punto, dopo 3 anni, si rivolse a Bash e gli disse: vabbè, la statua è pronta. E ricevette semplicemente delle scuse, i soldi erano pochi, invece gli dicevano: mi dispiace, non la posso prendere, non abbiamo soldi per pagarti. Ovviamente Bartholdi si infuriò, e si infuriò ancora di più, a maggior ragione, quando la Francia fece dono agli Stati Uniti di questa statua gratis, tra parentesi, senza alcun pagamento. Per Bartholdi fu un'onta, oltre a 3 anni di lavoro assolutamente buttati. Quindi la statua è nostra, non è rimasta lì dove doveva essere, non è dove doveva essere, semplicemente per mancanza di denaro. In seguito gli Stati Uniti ebbero a chiedere a Bartholdi di cambiare la mano che impugnava la fiamma, perché l'imboccatura del porto di New York e l'imboccatura del porto di Port Said sono diverse. Chiese anche di cambiare le fattezze da donna egiziana a donna romana, e Bartholdi si rifiutò categoricamente. Ma a parte dunque l'arrabbiatura, Bartholdi covava anche progetti di vendetta, ed infatti decise di produrre questa statua che vedete, in cui Champollion schiaccia, tiene sotto il proprio piede la testa di un re egizio. E devo dire che è difficile immaginare che Champollion stesso approvasse questo tipo di rappresentazione iconografica. Champollion, che aveva detto: l'immaginazione cade a pezzi e rimane in moda di fronte alla grandezza della civiltà egizia, e poi appunto lo si ritrova a schiacciare la testa di un re egizio. Quindi il mio messaggio per tutti voi, per tutte le accademie culturali del mondo, è proprio quello di, è anzi un appello a sostenerci, a richiedere al Collège de France di prendere delle contromisure, perché
Questa statua è stata posta all'entrata del Collège de France, è lì da oltre 200 anni, gli studenti vanno e vengono e continuano a vedere in entrata e in uscita un, diciamo, simbolo di umiliazione da parte di Champollion nei confronti della cultura egizia e dei re egizi. Quindi io vi chiedo di sostenerci in questo appello al Collège de France a distruggere la statua e, se non a distruggerla, quantomeno a relegarla in un sottoscala. Thank you.